Che stia distruggendo Avellino è sotto gli occhi di tutti, ne parla una città intera, non si passa all'opposizione perché significherebbe gettare la spugna. Noi rimaniamo in maggioranza, ma siamo alternativi a foti e abbiamo chiesto ai nostri colleghi di mostrare. Qual è la loro volontà? Perché per noi chi è con Foti e contro Avellino, la gente dovrà sapere che da domani esistono i Fotiani che vogliono il male del nostro comune capoluogo e invece i non Fotiani, e noi siamo tra questi, che ne vogliono il bene, vorrebbero un rilancio della città, che finalmente tornassimo a essere riferimento anche provinciale. Perché in questo momento siamo stati relegati in un angolo e non riusciamo a venirne fuori. Non si rimane in maggioranza per andare a casa. La chiarezza è questa qua. Le tre firme per mandare a casa Foti sono le prime tre: Festa, Negrone e Genovese e che si accodassero altri 14 consiglieri. Noi ci siamo. Noi con questa conferenza stampa diciamo stamattina, tre hanno già firmato la mozione di sfiducia a Foti, perché non basta essere in opposizione o essere in maggioranza, eh, non è questo il problema. La questione è firmare una mozione di sfiducia. Noi l'abbiamo già firmata. Però, Occorrono altre 14 firme. Eh, facciamo un appello alla minoranza, un appello ai nostri consiglieri, perché poi far finta di raccoglierle e non arrivare a 17 è poca roba. Ma noi chiediamo anche alla città. Uno scatto d'orgoglio. Mobilitatevi, fermiamolo prima che sia troppo tardi. Social, manifesti, manifestazioni, incontri, qualsiasi sia lo strumento, fatevi sentire e qualsiasi sia la persona che, scegli, che scegliete. Noi ci presentiamo come alternativa a Foti e diremo che chi è stato Fotiano non potrà far parte della nuova amministrazione. Ma a prescindere dal vostro riferimento, fate alzare altissima la vostra voce di dissenso, dobbiamo far terminare il più presto questa esperienza devastante. Potrebbe essere questa un exit strategy se fosse concordata ultimare i cantieri entro dicembre, a metà gennaio, fine gennaio, insomma dimissioni del sindaco, febbraio commissario, maggio-giugno voto. Sarebbe un atto di grande responsabilità da parte del sindaco, un atto d'amore per la città. Certo, non ci confidiamo, ma intanto stiamo provando a suggerirgli qualsiasi soluzione affinché questa città non muoia definitivamente. Quando diciamo una cosa, assolutamente manteniamo il punto, credo che eh, saremo assenti, voteremo contro, non lo so, perché poi cominciano in questi, in questi casi le questioni del partito, passano in opposizione. Noi riteniamo che questa esperienza sia già finita da tempo per la verità, e che sia anche cominciata la nuova fase del dopo Foti. Noi guardiamo già alla prossima tornata elettorale che speriamo si avvicina. ma per non condannare ulteriormente Averino non voteremo il bilancio. Vediamo quanti consiglieri. Ecco, chiediamo alla città, chiedete a quelli che hanno votato, voterai o no il bilancio comunale? Sosterrai o no ancora Foti? Sei fotiano o no? Noi non lo siamo. E dovrebbe rispondere il sindaco, perché La Verde ha lasciato intravedere una cricca, c'è qualche anche presenza occulta che è alle spalle di Foti. Dovrebbe rispondere Foti, perché noi abbiamo ascoltato delle parole coraggiose del vice sindaco. Guardate, io che sono stato vice sindaco so che è vicino al sindaco conosce tantissime cose, le conosce tantissime. quindi se ha parlato la Verde io ci credo, il sindaco deve rispondere alla Verde, che ha parlato di queste pressioni che subiva lo stesso dottore La Verde sul piano di zona, delle presenze di tecnici, ingegneri nella sua stanza e in quelle occasioni non si poteva entrare, neanche il vice sindaco poteva entrare, forse deve chiarire alla città, non a Gianluca Festa o a Negrone, a Genovese o Magno, alla città che sta facendo, chi sono queste presenze, cosa vogliono. Che stanno combinando sono risposte che purtroppo non ha dato il sindaco. E insomma una loro no risposta è una mezza ammissione di colpevolezza. A parte qualche apertura di credito, mi sembra che l'unico aspetto positivo è che Foti ha abbassato il tasso di disoccupazione in città. Noi lo ringraziamo per questo perché laddove Renzi non è riuscito ad arrivare, ci è arrivato Foti. Però al di là di qualche stipendio insomma, che ha distribuito a destra e a manca non credo ci sia molto, addirittura, udite, udite, cari contribuenti, noi stiamo regalando 30-35 mila euro all'anno a un assessore che ricopre il ruolo di delegato alle pari opportunità e alla inclusione sociale, neanche a Lampedusa dove ci sono sbarchi quotidiani di migranti, hanno l'assessorato alla inclusione sociale ad Avellino, neanche nelle vere di Scampia. E noi utilizziamo 30-35 mila euro di fondi comunali di vostri contributi attraverso tasse per un assessorato alla inclusione sociale e alle pari opportunità. Lo dice la storia, ha distrutto le speranze, i sogni e i diritti degli iscritti del PD. Eh, che si sono candidati, hanno ricevuto eh, tanto consenso e li ha epurati. Ha distrutto anche la voglia di eh, alcune professioni, alcuni professionisti, Marietta Giordano, una su tutte, che con grande anche energia, eh, con grande entusiasmo aveva raccolto questo invito del PD a metterci la faccia. Sei, sette mesi di tempo, senza neanche una telefonata, epurata anche la Giordano. Cosa deve pensare un militante del PD, un tesserato, un simpatizzante? Attira foto e li distrugge tutti. Egoisticamente sono contento perché mi sta eliminando ogni antagonista. Ma io credo che il partito provinciale e anche i vertici regionali e nazionali dovranno discutere su quello che sta combinando foto in città, la sta assolutamente annientando, e su quello che sta combinando nel PD perché alla prossima tornata credo che il PD possa stare sotto il 10%, continuando così.